Buon sabato pomeriggio a tutti, 36esima puntata di Cult. Ci sono di nuovo io, Valentina Tolomelli, ma con me c'è alla mia sinistra anche il mitico Ghisle, è tornato. Buon pomeriggio Valentina, buon pomeriggio a tutti. E ho sentito una bellissima sigla anche oggi del nostro Ancora, programma. ancora con questa sigla, no? Sì, la sigla. L'avevo già detta questa cosa? No, assolutamente, assolutamente Vabbè, dai. no. Però No. ricordiamo ai nostri telespettatori che ci ho messo un po' del mio per fare questa sigla. È un brano del mio album Move. Abbiamo estratto una piccola parte e devo dire che Francesco Romano ha fatto un gran lavoro nel mettere tutto insieme e regalarci questa bella sigla del nostro programma che è Cult. Noi vediamo dalle nostre carpette. Infatti, allora, benvenuti a Cult. Oggi è sabato 13 maggio 2023 ed è una puntata veramente speciale. Oggi andiamo un pochino a stravolgere quelli che sono i nostri canoni, la nostra struttura della nostra puntata, ma vi stupiremo con effetti speciali, ma anche e soprattutto con ospiti speciali. Allora, io approfitto di nuovo per salutare, guardo in alto, il nostro regista Max. Lui mi vede, ma io non lo vedo, è sempre così e Max comunque c'è. Salutiamo tutti anche i tecnici di Cult e soprattutto salutiamo i due autori di Cult. Uno è Mr. Francesco Romano, il promoter, autore, chi più ne ha più ne metta, e l'altra è la bravissima giornalista Elena Romano che cura tutti i nostri servizi. Infatti li ringraziamo come sempre e vi ricordiamo che Cult è il format culturale di FR Live che potete trovare su tutte le piattaforme social, compresa YouTube, al canale FR News. Quindi sapete dove trovarci, se non siete, quando non riuscite a vederci in diretta, sapete dove trovare le varie puntate della trasmissione, i nostri bellissimi servizi curati dai nostri autori. Esatto, Ghisle. Ma noi cominciamo subito oggi con un ospite, un artista della PMS Studio che come sempre ci regala grandi ospiti, grandi autori e artisti emergenti. Quindi abbiamo collegata via Skype la nostra mitica Aurora, scusami, Niutta. Ciao Aurora! Ciao! Ciao a tutti, che Ciao, piacere, che emozione! ciao Aurora, benvenuta nella nostra trasmissione. Tu sei un'artista della PMS, giovanissima, devo dire. Direi di sì. Super giovane, che invidia, e quindi ti ringraziamo di essere qui con noi, di aver dato la tua disponibilità. Cosa ci vuoi raccontare di te? Quando hai cominciato a cantare? Cos'è che ti ispira? Raccontaci un po' qualcosa di te molto liberamente, poi ti faremo qualche domanda un po' più specifica, anche perché di fianco a me Valentina è una bravissima cantante, quindi secondo me qualche domandina Troppo buono. un po' piccante te la farà sul tuo talento musicale e canoro. Dai, raccontaci qualcosa. Allora, io ho 14 anni e frequento la terza media. La mia passione musicale nasce fin da subito, quindi fin da piccola inizio a sperimentare con alcuni strumentini giocattolo, quando poi all'età di 10 anni mi avvicino al pianoforte per poi continuare a coltivare questa passione che coltivo ancora oggi, e sono 4 anni che sono pianoforte da autodidatta. Ci tengo a specificare che tutti gli strumenti, chitarra e pianoforte che suono, sono tutti da autodidatta, come la chitarra, cui mi sono avvicinata 2 anni fa, e per me la musica è veramente tutto. Riesco a trovare uno sfogo, riesco a sentirmi libera e soprattutto mi sento a casa. E anche come suonare mi è sempre piaciuto cantare. Ho iniziato a prendere lezioni di canto da quasi un anno e sono davvero felicissima delle persone che mi affiancano e che ho incontrato, e davvero posso dire che in questo mondo io sto veramente bene, ed è il mondo in cui mi piace stare, in cui voglio stare. E ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto e spero di averla accanto per ancora tanto, tanto, tanto tempo. Allora, è bellissimo sentire queste parole piene di passione da una ragazza così giovane che ha cominciato così giovane. Ho anche un pizzico di invidia perché io ho cominciato purtroppo un po' più tardi. Senti, quali sono i generi ai quali ti ispiri, quelli che ascolti e quelli sui quali appunto costruisci un po' la tua musica? Allora, io ascolto in realtà un po' di tutto, ascolto un po' di tutto, però ultimamente, allora, diciamo che non ascolto musica d'oggi, cioè
dico questa frase anche senza vergogna, anzi sono molto fiera di ciò che ascolto, quindi musica un pop, però anche musica rock and roll anni 50, quindi Elvis, musica anni 60, 70, 80, 90, e per dirvi Queen, Beatles e molto altro. Beh, fantastico direi, sono molto colpito dal fatto che una ragazza giovane come te ascolti questi generi, questi artisti che già sono datati per noi, ma evidentemente... Ma parla per te che sei giovane, io sono meno giovane, non sono così datati. Non fare la furbetta. No, ovviamente sono artisti immortali, sono entrati nell'Olimpo dell'arte, della musica, quindi però non tutti i ragazzi della tua età hanno anche la capacità di andare a riscoprire questi artisti, quindi davvero complimenti e anche per la tua maturità, perché da come ti ho sentito parlare sei veramente già molto matura, e ho apprezzato molto anche il fatto che tu sia un autodidatta, perché per chi ha talento essere autodidatti rende molto liberi, secondo me, nell'approccio alla musica. Sei meno incanalato dentro degli schemi. Con questo non voglio dire che non bisogna studiare e prendere lezioni, tutt'altro, ma anche avere una fase di autoapprendimento, secondo me, è molto utile per conoscersi sempre meglio da un punto di vista artistico. Non so se sei d'accordo. Sono d'accordissimo. Senti, Aurora, parlaci un po' del tuo percorso artistico musicale di adesso, perché noi stiamo per ascoltare e per vedere ovviamente un tuo brano che si intitola Dove musica non c'è, e quindi vorrei che mi parlassi un pochino di quello che è il tuo percorso. Allora, come ho detto prima, il mio percorso di canto inizia circa un anno fa e devo dire che sta andando molto bene. Ho imparato tante cose, ne sto imparando tante, ne imparerò sicuramente tantissime. E è uscito 3 settimane fa Dove musica non c'è, che è il mio singolo di debutto discografico prodotto da PMS Studio, ed è stato per me un traguardo importantissimo, anche perché un anno fa non ci avrei creduto, ma neanche adesso fatico davvero a crederci. Sono ancora davvero emozionata, la gente mi dice guarda, io ho ascoltato il tuo brano e mi ha trasmesso questa determinata cosa, per me davvero è un colpo al cuore di felicità, dico caspita, è un piacere che ciò che per cui mi batto, per quello che amo, per cui tra virgolette vivo, arrivi al cuore della gente, quindi è davvero un piacere. E adesso allora... Noi ti facciamo davvero tantissimi auguri e un grandissimo in bocca al lupo per quello che sarà la tua carriera. E se vuoi dirci ancora, vuoi lanciare tu direttamente con 2 parole il video del tuo brano, che è Dove musica non c'è, appunto, come hai appena detto, magari ci racconti velocissimamente di che cosa parla il brano e poi lo puoi lanciare tu direttamente e ce lo guardiamo insieme. Assolutamente sì, ci proviamo. E Dove musica non c'è parla di un amore incondizionato e di un sogno per la musica. In generale io voglio parlare della musica, e che non ti lascia dormire la notte. Comunque un sogno in generale, non per forza della musica, per molta gente può essere lo sport, per altri la musica, insomma sono un milione di sogni, perché ognuno di noi ha un sogno e bisogna crederci sempre, bisogna realizzarlo in qualche modo. Dove musica non c'è parla del sogno che non ti lascia dormire la notte, dei momenti brutti, dei momenti peggiori, che comunque questo sogno ti fa pensare cavolo, io voglio realizzare questo sogno e devo metterci tutto me stesso per realizzarlo, quindi mi batto per il mio sogno e per ciò in cui credo. Quindi Dove musica non c'è parla appunto di un amore incondizionato che non ti fa dormire la notte, e per questo ti batti con tutte le tue forze. E allora ti auguriamo di realizzare i tuoi sogni, ti salutiamo e ti facciamo di nuovo un grande in bocca al lupo. Ascoltiamo e vediamo insieme il tuo singolo di nuova uscita, Dove musica non c'è, di Aurora Niutta. Vediamo. Brava Aurora, ciao. Arrivederci, grazie mille. Mua. Sai cos'è quel vuoto che senti crescere al fondo del tuo cuore fino a vincere? Provi a resistere barcollando sui perché, ma se vuoi stare in campo devi correre.
e vai contro vento, corri contro il tempo per un sogno che non ti lascia vivere, ma c'è in ogni momento, c'è lei nel tuo mondo ad asciugare le lacrime che bagnano i pensieri e te. Quella stella sa la vita che darà, quella musica leggera salva l'anima, speranza porterà, la tristezza scaccerà, soffiando via dal cielo ogni nuvola. E vai contro bravissima, veramente giovanissima, veramente brava, stavamo dicendo veramente appassionata, brava e appassionata. Una passione incredibile per la musica, quindi esatto. Facciamo davvero un grande in bocca al lupo. Esatto, esatto, un grande in bocca al lupo. Allora, noi intanto andiamo a salutare i nostri sponsor, che sono quelli che ci permettono ovviamente di fare cult, altrettanto appassionati, e quindi cominciamo e salutiamo in primo luogo il Garage del Commercio, eccolo che arriva. Eccolo qui il Garage del Commercio, e poi abbiamo Restage, l'house flipping immobiliare per le vostre case se cercate casa a Bologna, abbiamo Car Wash City, l'autolavaggio a San Lazzaro, la nostra new entry Pasticceria Repubblica, dove a breve, anzi non tanto a breve, diciamo a così, breve. Andremo a creare qualcosina, esatto. A livello musicale, ci saranno tanti eventi, appuntamenti del mercoledì per l'estate, mi raccomando, segnate il mercoledì e la Pasticceria Repubblica. Molto bene, grazie adesso, Valentina, per questa carrellata di sponsor, ma adesso diamo una bella virata al nostro programma. Il nostro programma, sapete, si occupa di tanti aspetti di cultura, molta, di tanta musica, di tanti generi, di cinema, di libri. Oggi è una puntata molto musicale, abbiamo fatto una bellissima intervista, abbiamo visto il video di Aurora, quindi abbiamo parlato molto di musica pop, di musica di teenager pop italiano. Adesso cambiamo completamente genere, come spesso facciamo, e andiamo più su un genere black, su un genere jazz, perché abbiamo un ospite veramente, veramente eccezionale. Io sono rimasto colpitissimo da appunto l'ecletticità di questo personaggio e del suo infinito curriculum. Stiamo parlando di Guglielmo Pagnozzi, che è oggi qui con noi, ospite in studio. Ciao Guglielmo, ciao, benvenuto. Ciao Guglielmo, benvenuto. Un saluto a tutti, ciao.
Ben trovati. Grazie davvero di essere con noi. Io sono veramente colpito dalle tante cose che riesci a fare. Invidio un po' come riesci a gestirti anche il tempo, perché riuscire a fare tante cose non è semplice. Musicista, compositore, attore, divulgatore culturale. Dici un po' di te, spiegaci un po' di tutti questi tuoi talenti. Beh, tanti talenti che si sono sviluppati poi in tanti anni, perché prima Aurora giustamente portava tutta la bellezza della sua gioventù a 14 anni, io ne ho 53, quindi diciamo che ho avuto modo e possibilità nella vita di approfondire tutte le curiosità che mano a mano si presentavano nel mio percorso artistico. Diciamo che l'eclettismo fa parte della mia formazione. Io mi sono formato negli anni 90, insomma, io ho vissuto i miei 20 anni negli anni 90, e quelli erano anni in cui si faceva questo. L'eclettismo era proprio una condizione diciamo molto comune. Si prendevano diversi linguaggi, si mettevano insieme, sia dalle cose più semplici, anche linguaggi più pop, così la musica popolare con la dance, che ne so, si facevano tutte sperimentazioni del genere. Era un periodo in cui la musica della quale sono sempre stato appassionato, cioè il jazz, aveva un momento di grandissima sperimentazione, anche lì di eclettismo. Si faceva jazz con tutto, partendo dal rock piuttosto che dalla musica leggera italiana degli anni 60, piuttosto che dalla world music che si stava affacciando in quel momento all'attenzione di tutti. E quindi, sai, mi sono ritrovato veramente a esplorare territori uno diverso dall'altro, ma che erano tutti insieme lì. A Bologna si viveva così, andavi nei posti e c'era il musicista popolare, c'era il musicista d'avanguardia jazz, c'era il primo rap. Beh, quella era una bella Bologna, in effetti, con tantissimi stili. Ed eravamo tutti molto insieme, perché erano anche altri tempi, nel senso che andavi nei luoghi dove c'erano gli altri, non chattavi, non avevi la possibilità di differire l'incontro. E quindi si era lì e, sai, si stava lì insieme, che ne so, a Deda, e poi dopo salta fuori Sangue Misto, no? Dopo un po' di anni. Insomma, però io facevo free jazz con altre persone. Qual è stato il tuo primo passo? Hai detto che hai avuto la fortuna di poter così avere, sei sempre stato molto curioso e hai avuto la fortuna di poter anche così riempire questi momenti di curiosità. Qual è stato il primo passo, la prima esperienza artistica forte che hai fatto? Ma le prime esperienze artistiche forti sono state proprio le prime, perché io ho cominciato a suonare tardi, no? Io ho cominciato a suonare a 16 anni e praticamente 3 anni dopo, quindi bruciando tutte le tappe, mi sono ritrovato a suonare con artisti che stavano emergendo, ma erano già qualcuno, per esempio con Paolo Fresu o con Jimmy Villotti, che all'epoca era già Jimmy Villotti. Sì. E quindi ero molto sorpreso, per me era stupefacente che io soltanto dopo tre anni avevo iniziato da zero proprio con sto clarinetto, poi sono passato al sax dopo un anno e già dopo 3 anni di studi musicali già potevo, mi accoglievano, mi facevano suonare con loro dicendomi bravo. Insomma, sono stato molto veloce e precoce, e quindi dopo mi sono arrivate tutta una serie di esperienze. Poi c'era chi si interessava, c'era l'ambito nel comune di Bologna, c'era questo progetto Iceberg, e l'abbiamo vinto, non so, a 21 anni con mio sodale Fabrizio Puglisi, musicista di altissima levatura, pianista. Eravamo tutti e due sbarbi, appunto, vinciamo questo Iceberg che era per i giovani, e quindi prima ci hanno mandato a Valencia, a questa bellissima biennale di giovani artisti di tutta l'Europa mediterranea, e l'anno dopo ci hanno mandato a suonare al Festival Jazz di Saint Louis in Senegal. Tutte queste cose erano per me, una volta dopo l'altra, erano tutte stupefacenti. Io ho smesso di stupirmi di quello che mi accadeva dopo 5-6 anni di questa roba, perché poi arriviamo agli improvvisatori olandesi e lo Europe Jazz Network ci metteva a suonare con questi. Arrivava Massimo Urbani a Bologna, Tony Scott, e stavano a casa dei jazzisti, di Piero Dorici, dal quale andava a prendere lezioni, e dove poi c'era Jimmy Villotti, c'era Carlo Atti e c'era Tony Scott per una settimana, il grande clarinettista amico di Billie Holiday, e lui ti parlava, ti spiegava le cose.
E poi magari la sera andavo appunto all'isola nel cantiere che era sotto l'Arena del Sole, poi è diventato il Link e mi incontravo con i ragazzi di Century Vox e pensavamo al disco da fare con Sangue Misto. Quindi c'era tutta questa bellissima mescolanza di persone di varie età che si portavano queste culture dalle quali arrivavano, c'erano gli americani del jazz vero, che lo portavano lì. A noi ce lo davano così e allo stesso tempo c'era tutta la nuova cultura giovanile che veniva su. Insomma, fino alla fine degli anni 90, fino al momento proprio drammatico, momento dell'ingresso nel nuovo millennio con le Torri Gemelle e Genova, sembrava che le cose potessero ancora rilanciare tutta quella bella vivacità e fertilità che c'è stata alla fine degli anni 70 e gli anni 70. C'era qualcosa che riproponeva un po' gli stessi sapori, poi c'è stata quella grande cesura per tutti. Vabbè, ma queste sono altre cose. Comprendo perfettamente le tue parole, hai dato secondo me un affresco, diciamo, storico, culturale, non solo di Bologna, ma a livello musicale veramente incredibile in poche parole. E in questa chiacchierata di oggi che noi andiamo a fare, assolutamente affascinante, assolutamente interessante, andiamo a vedere anche un pochino di quella che è la tua attività artistica. Sì. Quindi andiamo a scoprire, diciamo, in qualche video che cosa fai e qual è stata la tua produzione. Quindi adesso io magari guarderei insieme a te, anzi se vuoi commentarlo, il primo, diciamo, piccolo estratto dalla tua produzione artistica, che si intitola Alone. Alone, yes. Quindi se vuoi dirci due parole e poi intanto lo vediamo. Beh, Alone è due cose. È il titolo di una poesia di Edgar Allan Poe, artista al quale sono molto legato da sempre, ed è anche il titolo di un brano che ho scritto a 23 anni, un brano che si accompagna alla lettura di questa poesia. Questo che vediamo adesso è una versione che ho eseguito dal vivo in un concerto per sassofono solo. Io faccio queste performance in cui suono il sax, cioè sax e poesia, diciamo, e il montaggio video e poi faccio un po' di video arte. Qui ho voluto portare robe molto sperimentali. E allora vediamo. Proviamo a vedere un che cosa. Vediamo. Che effetto Alone fa. I have not seen as others so. I could not bring my passions from a common spring. From the same source I have not taken my sorrow. I could not awaken my heart to joy at the same tone. And all I loved alone. Then, in my childhood, in the dawn of a most stormy life, was drawn from every depth of gold and ill, the mystery which binds me still. From the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled in its autumn tint of gold, from the lightning in the sky as it passed me flying by, from the thunder and the storm and the cloud that took the form when the rest of heaven was blue, of a demon, in my view. Ci siamo. No, due minuti ci teniamo. Ci siamo. Complimenti, Guglielmo. Grazie. Tra l'altro, mentre ci stavamo guardando il video, ti ho chiesto subito dove possiamo vederlo, sia per noi ma anche per il pubblico che certo, ci sta ascoltando. Certo. Quindi, se vuoi dire tu un attimo dove. Sul canale YouTube, il mio canale YouTube, Guglielmo Pagnozzi. E non dico ogni giorno, ma ogni settimana io pubblico delle nuove produzioni. La maggior parte sono fatte in casa, proprio home art, come diceva Grossi negli anni 70. Registro, filmo, monto, faccio tutto io e pubblico sul mio canale YouTube.
Complimenti. E oltre a queste attività che fai, diciamo, casalinghe, hai anche un'intensa attività live, hai concerti, hai... Allora, sì, l'intensa attività live dipende dai momenti, a volte meno intensa. Chiaro. C'è una continuità, almeno una o due volte al mese suono col mio quartetto jazz alla Cartina Bentivoglio, dove facciamo poi un jazz, un mainstream jazz moderno, bello, passiamo da Monk, Mingus, le canzoni, eccetera. Ho il mio laboratorio sociale Afrobeat tutte le domeniche, una lezione di musica gratuita che faccio da 10 anni, la stiamo facendo al Locomotive e anche alterniamoci al Lazar. Comunque è aperta a tutti, chi vuole può venire al Locomotive dalle 20 alle 23, io faccio una lezione di musica d'insieme per tutti. Non c'è nemmeno bisogno di saper suonare, speriamo quest'estate andare in giro, un po' con i concerti, perché sta per uscire il nuovo disco del Voodoo Sound Club, il mio gruppo. Afrobeat, Afrofunk, un disco in vinile che esce per la Cinedelic, esce adesso agli inizi di giugno. E poi soprattutto io amo fare, sì, produzione, perché registro a casa anche semplicemente musica, ma poi voglio molto inserirmi sul territorio come divulgazione didattica e restituzione di tutte le esperienze che ho accumulato in questi anni ai giovani, molto tramite bene, l'insegnamento. Da settembre prossimo sarò poi insegnerò molto... nella scuola Jam Session come insegnante di ruolo, questa nuova scuola, quindi insomma mi voglio dedicare molto a queste cose. Questo è molto interessante, vedo anche che ti dedichi anche alla sperimentazione visiva oltre che sonora. Sì, sì. E oltre che letteraria, perché devo dire che l'eclettismo di cui tu parlavi prima io lo vedo non solo in termini, diciamo, musicali, ma in termini veramente di sperimentazione artistica con vari linguaggi, varie forme, quindi letterario, visuale, musicale. Sì, per me l'arte è una sola, è tutto intero. Poi ci sono entrato, diciamo, con la musica, no? ho aperto la porta della musica, ma poi si entra, per me le muse sono tutte uguali e mi ispirano tutti i giorni, tutte quante. Ma questo è molto cult in realtà, diciamo che sei nel programma giusto, perché sì, anche l'impronta che vogliamo dare noi e quella in cui io fermamente credo è che l'eclettismo sia cult, e il fatto di stimolare la sensibilità artistica ma anche la sensibilità intellettuale di ciascuno, lavorando su piani diversi, con linguaggi diversi, conoscendo cose diverse, sperimentando, è assolutamente l'obiettivo anche di questo programma e del senso che c'è, che vogliamo dare noi ogni sabato. Quindi direi che siamo assolutamente allineati. Siamo nel posto giusto e direi di vedere il secondo contributo video. Esatto, che sarà cortissimo visto che si intitola Less Than a Minute. Ah, yes, sì, esatto, è il primo di una serie di video più corti di un minuto. Vediamo. Regia, vai col video. Siamo ancora una volta colpiti dalla tua arte. Sono colpito così, anch'io. Visionaria, posso dirlo, sì. Arte visionaria. Molto, sì, visionaria e minimalista. Beh, però diciamo che il periodo di isolamento del Covid ha contribuito a sviluppare ancora di più certe idee questo radicali. L'ho fatto due settimane fa. Quindi è fresco anche questo. Però tutto fresco, se mi consenti, Guglielmo, cioè visionaria se vuoi, ma anche popolare, perché mi dicevi appunto che anche i formati che stai sperimentando sono formati fatti per essere fruiti su dispositivi mobili, quindi di fatto c'è anche questo pensiero, così come parlavi anche prima dell'insegnamento, quindi visionaria ma assolutamente con un quid e una voglia di poter portare, diciamo, di rendere anche un po' più pop e un po' più fruibile, quello che è un'arte di sperimentazione che magari potrebbe risultare ostica, ma che di fatto, come vedete, non lo è, giusto? Sì, anche perché insomma meno di un minuto, pur essendo una cosa molto sperimentale, un linguaggio musicale un po' ostico e duro, per meno
meno di un minuto si sopporta bene, anche per delle orecchie non troppo allenate. E poi, no, mi piace ricalcare questa cosa, io molte di queste cose le penso che possono essere godibili in formato smartphone, sia dal punto di vista visivo che da quello acustico. Faccio in modo che si senta bene, perché ho notato che le persone, molto spesso la musica, ma i video, se li vedono magari sull'autobus, sullo smartphone, allora portiamogliela lì l'arte. Mi piace molto questa cosa che hai detto, perché non bisogna essere snob nei confronti di questo mezzo, mentre molti artisti lo sono. Esatto, ecco, sono molti snob, dicono oggi nessuno sa più ascoltare la musica perché l'ascolti velocemente sul telefonino, perdi tutta una serie di sensazioni, che è vero da una parte, ma però bisogna anche fare i conti con quello che oggi c'è e le possibilità che ci può dare. Esattamente. Il fatto che tu la vedi in maniera così ampia, quindi non sei legato solo ai mezzi classici di ascolto, com'è molto interessante. E mi piace molto. Ma guarda che ogni nuovo medium, o per meglio dire piattaforma, sulla quale si va a veicolare l'arte ha sempre i suoi svantaggi, le sue limitazioni, ma anche le sue opportunità. Se io penso che, ad esempio, se tu, non so se lo sai, ma il telefono, ad esempio, che era stato originariamente pensato per portare la musica lontano, quindi per poter ascoltare concerti di orchestre da casa, è chiaro che aveva delle enormi limitazioni in termini di qualità dell'audio, questo è assolutamente chiaro, però ha aperto a tutto quello che sono le opportunità di poter fruire la musica in un luogo diverso. E quindi ha spalancato anche, diciamo, quelle che sono le porticine del nostro cervello su quello che è una diffusione che non è solamente nel live, nel qui ed ora. Quindi esatto. ogni epoca e ogni medium ha, ogni piattaforma ha queste opportunità in realtà. Il tempo sta stringendo e io non vorrei perdermi l'ultimo video che ci hai portato. L'ultimo video sperimentalissimo. Possiamo anche dire che ci sono anche in giro in rete, se uno vuole vedere, i video non sperimentali dove ci sono io con la band che suono, nei vari festival, nelle cose. Qui abbiamo voluto scegliere delle cose un po' più particolari, è vero? Abbiamo scelto un po' insieme questo filone, giusto? Esatto, abbiamo proprio voluto scegliere questo. Tra l'altro dobbiamo ricordare che sei stato voluto fortemente dal nostro promoter Francesco Romano, che è un tuo grande fan. È un tuo fan. Questo mi onora tantissimo. È un tuo grandissimo fan. Mi onora tantissimo. Allora andiamo con l'ultimo video. Sì. Vai. Si chiama Fango. E allora, visto che Cult si occupa anche di cinema, giustamente stavamo discutendo mentre guardavamo il filmato che questa performance è dedicata a Pierpaolo Pasolini, quindi assolutamente
in linea con Cult. Allora, il tempo è pochissimissimo, Gisle? Eh sì, però dobbiamo almeno dire una cosa importante, oltre che salutare Guglielmo, grazie Guglielmo Pagnozzi. Grazie, grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti. Ma poi, attenzione, si sta girando nello studio uno strano personaggio. C'è un intruso! Guardalo, eccolo qua. Ciao a tutti. Ciao, abbiamo Marcello. Pomeriggio, tutto bene, allora voi state bene. Sì, ma io vorrei dire che tu sei Marcello Romeo, anche se sei famosissimo a Bologna. Allora, però... ormai famosissimo, guarda, c'è... Faccio la valletta, guarda, ecco. Cosa ci devi dire, Marcello? Niente, giovedì 18 maggio, e sì, tu sarai con me, sarò siamo con te sul bellissimo palco del Cinema Teatro Bellinzona per presentare Canzoni di Notte Marcello Romeo a Califano, e tu sei uno dei musicisti, nonché anche voce, sul palco. Io ho con la nostra fortuna, band strepitosa, sì, che sì, abbiamo. Sì, ricordiamo Roberto Costa al basso, Daniele Bruno alla tastiera, Lambertucci e Filippo alla batteria, Nia alla voce, Gisela alla chitarra e io pianoforte e voce. E il grande Marcello Romeo che diciamo, presenterai 10 brani tuoi originali. E 10 brani di Califano, dopo che abbiamo aperto questo tour al Duse il 13 gennaio, come tu ricordi. Ricordo molto bene, è una grande emozione. Quindi i biglietti e biglietterie sono aperte, mi raccomando, collegatevi. Scaricate il biglietto e vi aspettiamo numerosi. Giovedì 18 maggio, Cinema Teatro Bellinzona di Bologna. Grazie. Grazie a te, Marcello. Grazie. Allora, noi stasera siamo andati lunghissimissimi, quindi salutiamo di nuovo e ringraziamo Guglielmo Pagnozzi, che è stato con noi veramente un grande ospite. Grazie per averci fatto l'onore della tua presenza. Grazie, no, salutiamo Marcello che si è introdotto in studio, ma quando vieni più spesso a trovarci. Ah, io vengo volentieri, io parlo di casa. E vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 16.45, sempre sul canale 81 del Digitale Terrestre con Cult. A sabato prossimo. A sabato, ciao. Ciao.